Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù mio, grande è il mio dolore considerando la disgrazia che ho avuto di offenderti tante volte. Tu invece, con cuore di padre, non solo mi hai perdonato, ma con le tue parole domandate ed otterrete, mi inviti a chiederti quanto mi è necessario. Piena di fiducia, ricorro al tuo amore misericordioso, affinché mi conceda ciò che imploro in questa novena e soprattutto la grazia di cambiare la mia condotta ed ora innanzi di testimoniare la mia fede con le opere, vivendo secondo i tuoi precetti e di ardere nel fuoco della tua carità. Padre è il titolo che conviene a Dio, perché a Lui dobbiamo quanto è in noi nell'ordine della natura e in quello soprannaturale della grazia che ci fa Suoi figli adottivi. Vuole che lo chiamiamo Padre, perché come figli lo amiamo, gli obbediamo e lo onoriamo, e per ravvivare in noi l'amore e la fiducia di ottenere quanto gli domandiamo. Nostro, perché avendo Dio un solo figlio naturale, nella sua infinita carità ne volle avere molti adottivi ai quali comunicare le sue ricchezze, e perché, avendo tutti lo stesso padre ed essendo fratelli, ci amassimo gli uni gli altri. Gesù mio, a te ricorro in questa tribolazione. Se tu vuoi usare la tua clemenza con questa misera creatura tua, trionfi la tua bontà. Per il tuo amore e la tua misericordia, perdona le mie colpe. E anche se indegna di ottenere ciò che ti domando, esaudisci pienamente i miei desideri, se è per la tua gloria e per il bene della mia anima. Nelle tue mani mi abbandono, fa di me ciò che a te è gradito. Gesù mio, sii per me Padre, custode e guida del mio pellegrinaggio, affinché nulla mi turbi e non sbagli il cammino che conduce a te. E tu, Madre mia, che con tanta delicatezza e premura ti sei presa cura del buon Gesù, educami e aiutami nel compimento del mio dovere, conducendomi per i sentieri dei comandamenti. Di per me a Gesù, ricevi questo figlio, te lo raccomando con tutta l'insistenza del mio cuore materno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore ci benedica, ci custodisca nel suo amore, tocchi il nostro cuore e ci doni la sua pace. Vi saluto e vi abbraccio, la vostra piccola matita del cuore.